Le amministrative sono passate da poco, qual è il bilancio che fa la Lega? Ma intanto rispetto ad altri comuni la percentuale può dirsi presa semplicemente a cospetto più positiva, non c'è dubbio. È peraltro una percentuale che è in tendenza con le ultime regionali e con le politiche sempre sul territorio di Montesilvano, il che significa tante cose. Quanto c'entra la spaccatura del centrodestra su questo risultato? Ma non direi troppo la spaccatura del centrodestra, direi l'atteggiamento politico di chi ha governato in primis la Lega a livello comunale montesilvanese. Il sindaco sicuramente ha fatto un lavoro per se stesso, ha fatto un grande lavoro e ha lasciato fare un grande lavoro agli altri partiti. Evidentemente la Lega in questo non ha proprio potuto operare, lo dimostra il dato elettorale, un 7% a fronte di un 17% addirittura della lista civica del sindaco. Sugli altri partiti non ho nemmeno da pronunciarmi, un 20% circa Forza Italia, un 37-38% mi pare Fratelli d'Italia. Va da sé che la Lega con il suo massimo rappresentante locale nei 5 anni non abbia lavorato bene. La Lega aveva puntato sul mio nome come candidato proprio per consentire alla Lega di mantenersi su un trend accettabile. Ecco, questo è accaduto più o meno verso fine aprile, quando il segretario regionale del partito del Carroccio, Deramo, ha indicato il suo nome, ma poi che cosa è successo? Ma dopo abbiamo capito che si sarebbe creata una spaccatura importante. Siamo persone eleganti, siamo per il centrodestra unito, abbiamo pensato di fare un passo indietro sapendo che purtroppo a rimetterci sarebbe stato la Lega con i dati percentuali. Evidentemente è un risultato che non viene da un lavoro degli ultimi mesi, ma viene da un lavoro gestito male da parte, ripeto, del sindaco come rappresentante della Lega sul territorio per 5 anni. Ottavio De Martinis in realtà ha sfiorato il 70% dei consensi, questo però in buona sostanza significa che forse è il sindaco che riesce a mettere tutti d'accordo. A Montesilvano non è una storia così semplice. Ma direi piuttosto che c'è una mancanza totale di un'opposizione che per 5 anni è risultata non pervenuta, inesistente, una politica che definirei mediocre per fargli un complimento. Chiaro che quando ti vai a candidare, chiunque candidi in una condizione del genere vince le elezioni col 60-70%.